da questa ricostruzione storica risulta che la disuguaglianza in Italia è fluttuata, era molto alta negli anni 60, poi è scesa negli anni 70, è salita effettivamente, come dicono tutti gli storici dell'economia, nel periodo Reagan-Thatcher, e poi si è assestata su un livello che è più basso di quello degli anni 60, quindi su un livello normale, normale almeno rispetto alla storia italiana. Contrariamente a chi è intervenuto, non penso né che la disuguaglianza sia un bene né che la disuguaglianza sia un male, ma non lo penso perché non lo so, cioè è molto difficile. Io ho visto la letteratura empirica sulla disuguaglianza. Ci sono penosi tentativi di dimostrare che è benefica e penosi tentativi di dimostrare che è malefica. Non c'è nulla di conclusivo. Io tra l'altro cito anche alcuni di questi studi nei miei libri e mi sono fatto l'idea che non abbiamo strumenti per fare generalizzazioni di questo tipo. Uno può inclinare ideologicamente all'idea che la diseguaglianza sia un bene, come fanno molti liberali, soprattutto orientati a destra, come fa Nicola Porro, per esempio, nei suoi libri, eccetera. Oppure può inclinare sulla posizione opposta, che forse più la mia, che non sia tanto una cosa positiva la disuguaglianza. Però il punto su cui il mio libro insiste è che se andiamo a vedere, calcoliamo l'indice di Gini, che è quello con cui si calcola la concentrazione del reddito, se lo applichiamo alle ore di lavoro, è lì che viene fuori la disuguaglianza, cioè è lì che l'Italia ha un primato. La concentrazione del lavoro su pochi è una caratteristica dell'Italia. Soltanto la Grecia ha un livello di concentrazione del lavoro, di diseguaglianza nell'allocazione del lavoro così grande come l'Italia. Quindi per me, che l'articolo 1 della Costituzione ce l'ho abbastanza presente nel cuore, cioè la Repubblica fondata sul lavoro, questo mi sembra il vero problema. Cioè, se noi possiamo accettare anche dei livelli maggiori di disuguaglianza nella distribuzione del reddito, ma se il lavoro è distribuito in modo più uguale, è un problema anche di rapporti intrafamiliari, il fatto che le risorse siano concentrate nel capofamiglia o addirittura nei nonni, e chi non appartiene a queste categorie si è completamente escluso dall'accesso al lavoro, e quindi per i propri redditi e consumi dipende dalla benevolenza altrui. Questo è un problema grave perché rende i rapporti interpersonali anomali, diciamo, non sani come sono i rapporti tra persone reciprocamente autonome. Quindi per me il vero problema, ripeto, è la diseguaglianza nell'accesso al lavoro. Non la diseguaglianza nella distribuzione del reddito, perché quella poi viene compensata attraverso decine di meccanismi sociali e anche statuali, redistributivi, che ne attenuano l'impatto. Mi ha detto, è un libro che descrive la situazione dei giovani in un modo accettabile. Perché io col concetto di doppio legame ho cercato di far vedere come chiunque possa descriversi, sia che sia dal lato dei produttori, sia che sia dal lato dei consumatori più o meno opulenti, in un doppio registro morale anche. Possiamo descrivere la nostra situazione o come vittime o come privilegiati, perché tutti sono contemporaneamente i protagonisti della società signorile di massa, vittime e privilegiati. Chi lavora e tira la carretta per gli altri, mantiene altre persone attraverso le sue tasse o attraverso il proprio reddito, è vittima perché è lui che lavora, gli altri non fanno nulla, ma è anche privilegiato perché il suo reddito, le sue risorse non dipendono dalla benevolenza di nessuno. Lo stesso riguarda i giovani, le donne e chi è escluso, che si può autodescrivere onestamente come un privilegiato, perché accede a consumi spesso molto elevati, come è il caso della figura di Jacopo,
ma non solo come un privilegiato, anche come una vittima perché dal mercato del lavoro è escluso. Fra i fattori che creano dipendenza dall'origine sociale, quindi creano un handicap a chi nasce in basso e un vantaggio a chi nasce in alto, c'è la qualità dell'istruzione, Sì. l'abbassamento dell'asticella in Italia, un Questo è perfetto. processo che dura da 50 anni, È un danno. si può dimostrare che ha creato diseguaglianza nel senso di rendere C'è più i difficile. ceti popolari più legati alla loro condizione di origine, più Certo. difficile l'ascesa sociale. Benissimo. Questa è una grandissima responsabilità della cultura progressista, Assolutamente sì. che ha sempre favorito una malintesa democratizzazione dei processi formativi, con il risultato di danneggiare esattamente i ceti che pensava di proteggere. E voglio aggiungere a questo che, oltre a questo gravissimo sbaglio della cultura progressista, cioè di non solo tollerare ma promuovere l'abbassamento dell'asticella pensando di aprire le porte, oltre a questo sbaglio, ce n'è un altro connesso al discorso di Michele, e cioè le borse di studio. In un paese serio, che ha una cultura liberale, autentica, la spesa pubblica per borse di studio ai capaci e meritevoli, articolo 34 della Costituzione, dovrebbero costituire una parte importantissima del Certo. budget. Invece noi non riusciamo a dare quattrini, pagandogli le tasse universitarie, nemmeno a coloro che ne hanno diritto. Per cui, per me i problemi di uguaglianza sono questi, sono quelli che ha sollevato Michele, non il fatto che la statistica del Gini, il coefficiente di concentrazione di Gini calcolato in modi più o meno difficili, complicati e discutibili, mostri una leggera variazione verso l'alto, verso il basso, che è poi l'unica cosa che questo sismografo riesce a smuovere. I problemi sono quelli che ha detto Michele, la scuola e le politiche scolastiche folli e antipopolari che in questi decenni sono state purtroppo messe in atto proprio da coloro che avrebbero dovuto tutelare i ceti popolari.